Buongiorno e buon caffè. Vorrei parlare oggi di un punto che mi ha colpito molto durante l'ascolto di una trasmissione radiofonica nella quale si parlava dell'episodio famoso della Samaritana al Pozzo con Gesù, che come sempre prendo come spunti, come idee per parlare di cose che poi riguardano la nostra vita di tutti i giorni. E in particolare un elemento, quello della mancanza di pregiudizio. Quella storia è zeppa di opportunità per farsi travolgere dai pregiudizi. Già, perché si comincia subito a parlare di differenze fra samaritani e giudei e quindi una distanza etnica, potremmo dire, o una distanza di differenze di visioni, differenze di valori. Nella trasmissione si diceva un po' come tra interisti e juventini, laziali e romanisti, persone di destra e persone di sinistra. Comunque una distanza pregiudiziale che alla fine ci fa dire: ma io mica ci parlo con questo, ma perché devo mettermi a parlare? Figuriamoci. E il secondo spunto è quello dei pregiudizi personali, sulla vita, sugli errori commessi, sulle scelte fatte. Ma io mica mi vado a mescolare con questa persona, figuriamoci, poi la Samaritana, 5 mariti, chissà che poco di buono è. E quest'altro falso predicatore che va in giro, racconta le sue storie, poi guardalo qui al pozzo, mi devo impegnare con questo? Ecco, i pregiudizi personali che alla fine limitano la possibilità di dialogare, la possibilità di andare incontro agli altri, che invece è fondamentale. Nel podcast che realizzo, Vendere Valore, di recente ho parlato di relazione con Paolo Aronne, perché alla fine della fiera si comincia sempre dalla relazione. Senza quella, senza quindi superare i pregiudizi, non andiamo da nessuna parte. Buongiorno e buon caffè.